non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai portato, no, l'abbiamo rilevato in quanto cosa dello sponsorizzo, quello che pare di accompagnare. Abbiamo una parola che la Lega in 20 giorni, una parte di quella fiduzione ce la sblocca, almeno un paio di stipendi li prendiamo, perché sono 9 mesi che abbiamo preso uno stipendio, qualcuno 2 stipendi, e riusciamo a vivere dignitosamente fino a fine campionato. Però se lui non la firma, noi cosa facciamo? Piantoni, manca, non lo so tecnicamente. Noi abbiamo la parola della Lega che in 20 giorni ci parte, però a patto che avremo questo. Ma tutto la Lega è disponibile, quindi abbiamo sì, fino a ieri sera. Quindi questa è una mancata richiesta sul pagamento. Da lì, da parte della società. No, loro stanno contattando Manca, che si Piantoni. Loro contattano lui, il presidente della Lega contatta noi e dice è l'unica soluzione che avete. Praticamente noi ci possiamo attaccare a tua statura qua. E qui diciamo, ma per comprendere, ad oggi c'è un problema che la società calcio sa non fa la richiesta formale, esatto. Alla federazione. L'amministratore Piantoni poi fa la richiesta di Lega al punto di poter sbloccare la messa. E la Lega già d'accordo che lo sbloccherebbe subito. Comunque la fiduzione sarebbe disponibile almeno tra una ventina di giorni, quindi comunque un problema minimo in una Lega del 20 giorni. Però diciamo con l'atto formale che sono utilizzato, magari sono uno può avere una persona di 10 forse so, un video poi diciamo dobbiamo più facilmente la sanzione. Esatto. Dobbiamo allora a questo punto fare la cosa. Facciamo la comunicazione del progetto, così vediamo.